Buongiorno a tutti. Vi presento un lavoro dal titolo Quali strategie gestionali per i mammiferi alloctoni e vediamo il caso del procione in Lombardia. Un brevissimo riepilogo sulla specie target, ovvero il procione, un mammifero appartenente all'ordine dei carnivori e alla famiglia dei procionidi, le cui caratteristiche principali sono la presenza di una mascherina nera che ne contorna gli occhi, una dieta prettamente onnivora, 5 dita mobili ben separate tra di loro sulle zampe anteriori che lo rendono molto adatto alla manipolazione degli oggetti e del cibo in generale. Ha un'attività prevalentemente notturna e l'areale originario di questo mammifero si estende da sud del Canada fino a sud di Panama, quindi abbraccia diversi contesti climatici e ambientali, fatto tra l'altro che ha reso possibile una colonizzazione molto efficace di alcune aree a livello globale in cui è stato introdotto in passato, tra cui il Giappone, alcune regioni del Caucaso, in Bielorussia e anche nei più vicini paesi europei. Le introduzioni sono dovute principalmente ad attività commerciali, come la vendita come animali domestici, quindi come pets. Diciamo questo è avvenuto più recentemente, mentre in passato veniva utilizzato anche come animale da pelliccia e addirittura, come è accaduto in Germania intorno agli anni 30, veniva introdotto intenzionalmente proprio per l'attività venatoria. Secondo la DAISY, un progetto di cui è stato anche citato precedentemente di catalogazione delle specie alloctone invasive presenti sul territorio europeo, il procione viene inserito tra le 100 peggiori specie alloctone invasive, con impatti sia a livello ecosistemico che economico che sanitario. Infatti è noto, sono numerosi gli studi che mettono in evidenza come questo mammifero sia in grado di determinare una riduzione della fitness in alcune specie di uccelli, andandone a predarne i nidi, come ad esempio uccelli marini, ma anche alcune specie di anfibi, andando anche qui a predarli, e determinando una riduzione delle popolazioni di queste specie, talvolta anche rare. Sono animali, il procione è una specie, diciamo, opportunistica, quindi quando trova una preda facile da catturare, continua a catturarla finché praticamente non ha abbattuto la popolazione. A livello economico dobbiamo ricordare che il procione è una specie filantropica, quindi di fatto può creare dei danni anche a livello di infrastrutture, andando ad esempio a infilarsi nei sottotetti, creando infiltrazioni, distruggendo il materiale isolante, interferisce con i sistemi di pulizia come la gestione dei rifiuti, può introdursi nelle case perché è un abilissimo arrampicatore. E tra l'altro il maggior danno che provoca lo effettua sulle attività zootecniche di piccoli animali come galline, pollame quindi e conigli. La figura che vi mostro in alto a sinistra, che non si capisce ma in realtà è una gallina completamente spolpata da un procione che proprio per la caratteristica di avere come delle mani, anche se non ha il pollice opponibile ovviamente, infila le zampe all'interno delle griglie, delle gabbie e riesce a catturare questi animali, a spolparli dall'esterno. Questa foto tra l'altro mi è stata data da un allevatore che si trova sul Parco Adda, di cui poi parleremo ampiamente di quest'area, che ha avuto in una sola estate la perdita di oltre 100 galline, anche conigli e altri animali. Inoltre il procione è noto anche per la possibilità di veicolare agenti patogeni e malattie quindi anche molto gravi come il cimurro, la rabbia e i Baisilascaris procionis. Questo nematode in particolare infesta l'intestino del procione, quindi è in realtà un parassita specie specifico che però può occasionalmente essere ingerito da altri organismi, tra cui anche l'uomo. Sfortunatamente capita molto spesso nel caso dei bambini perché il nematode, le uova di questo parassita vengono espulse attraverso le feci del procione, che quindi vanno a infettare il terreno. Una femmina di questo nematode può produrre fino a 200.000 uova al giorno.
Quindi un bambino, per esempio, in questo caso, giocando nel terreno, portandosi poi le mani alla bocca, ingerisce queste uova che schiudendosi possono migrare, la larva migra in diverse aree del corpo, tra cui l'occhio, che vediamo appunto in figura, provocando cecità, o addirittura a livello cerebrale, provocando delle encefaliti che possono in alcuni casi portare alla morte dell'individuo. Per questi motivi e anche per le caratteristiche intrinseche di una specie comunque un mammifero carnivoro comunque di certe dimensioni, già nel 1996 era stato inserito all'interno dell'elenco degli animali che possono costituire un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui ne è fatta divieto la detenzione e la vendita, secondo appunto il decreto ministeriale del 19 aprile del 96. Divieto che è stato ribadito anche recentemente con il decreto legislativo del 15 dicembre 2017, numero 230, di cui abbiamo parlato ampiamente, nel quale, oltre appunto a ribadire questo divieto, reca anche tutte le disposizioni volte a prevenire la diffusione sul territorio e quindi le azioni per contrastarne la presenza, quindi eradicazione e controllo della specie. E sul territorio italiano il procione è noto già dai primi anni Ottanta, infatti abbiamo le prime segnalazioni nel 1987, ma riguardano principalmente delle segnalazioni puntiforme di individui probabilmente scappati da differenti contesti di cattività che però non hanno portato alla formazione di colonie riproduttive. Come vedete però ci sono una serie di punti che insistono in Nord Italia e riguardano la principale popolazione attualmente nota riproduttiva di procione, anche se recentemente sono stati scoperti dei nuclei anche nelle foreste casentinesi, che si trova appunto sui territori del Parco Adda Nord in Lombardia. Le prime segnalazioni di questa popolazione risalgono al 2003. Contestualizzando un attimo questa figura, siamo in giallo. Giallo, penso. Sono i territori del parco Adda Nord, a est troviamo la provincia di Bergamo, mentre a ovest abbiamo la provincia di Monza e Brianza, a nord la provincia di Lecco. Il parco Adda Nord si estende ovviamente sull'omonimo fiume, il fiume Adda. La popolazione, come vi dicevo, la maggior parte delle segnalazioni provengono dai comuni di Vapio d'Adda a nord e Cassano d'Adda a sud, che vedete cerchiato in rosso. Più ci sono delle segnalazioni puntiformi, a volte anche molto distanti da quello che possiamo definire come l'epicentro della nostra popolazione. Come ad esempio questi due individui che vi porto, come esempio, uno a 25 km di distanza e uno a 5. Fatto che però non è da considerarsi sorprendente neanche preoccupante perché le femmine di procione in presenza di buone risorse alimentari tendono ad essere filopatriche, quindi non si spostano molto da dove sono nate e da dove sono cresciute, mentre i maschi, la cui risorsa limitante ovviamente è anche la disposizione di una femmina, tendono a spostarsi anche di molto, anche di decine di chilometri in pochissimo tempo. Per questo, infatti, questi due individui sono stati segnalati e sono stati tolti dall'area e per le quali aree non sono più pervenute successive segnalazioni, quindi si presume che sono due individui che erano in dispersione. Come anticipato, appunto, comunque sono stati fatti degli interventi di cattura e di rimozione della specie dal 2003 fino al 2011, coinvolgendo la Polizia Provinciale e l'ex Corpo Forestale dello Stato, che praticamente catturavano gli animali, li portavano nei centri per la sterilizzazione e successivamente venivano mandati a dei centri autorizzati alla detenzione che sono sparsi un po' tra il nord e il centro Italia. Dalla tabella vedete 19 individui in tutto sono stati catturati in circa 7 anni e sono stati portati nei centri, che, la maggior parte dei quali afferisce a Bologna e a Grosseto, quindi con tempi e costi molto dilatati. A questo ovviamente bisogna aggiungere il fatto che esiste una ricettività massima di questi centri che possono contenere tutti questi animali. Quindi nel 2011 effettivamente questa è stata raggiunta e di fatto sono state sospese le attività di cattura ad eccezione per ovviamente urgenze con elevato rischio
per l'incolumità pubblica. Ovviamente il rischio quindi sulla biodiversità rimane, quindi c'è stato un sollecito da parte del Ministero dell'Ambiente per attivare delle azioni di contenimento e di eradicazione della specie, in ottemperanza a tutte le ovviamente normative vigenti, e sulla base di questo Regione Lombardia ha quindi chiesto un parere ad ISPRA, che è arrivato immediatamente nel 2011, ma sarà solo da un secondo parere tecnico nel 2013 che verrà predisposto il progetto di eradicazione della specie alloctono, cioè dai procioni. E nel 2016 finalmente ha preso vita, nell'ambito del progetto Life Gestire 2020, un accordo, una sottoscrizione di un accordo tra l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, l'Università degli Studi di Milano, il Parco Regionale Alta Nord, sotto il coordinamento di Regione Lombardia, proprio per realizzare attività di monitoraggio sulla presenza del procione e su quali interventi quindi a questo punto attuare, e anche valutare la presenza di rischi sanitari, quindi un monitoraggio sanitario per le zoonosi. Quindi il progetto prevede 4 fasi operative più una fase preliminare di studio e organizzazione dei lavori e una durata di 5 anni. Ovviamente, proprio per evitare altro dispendio di tempo inutile, visto che le segnalazioni sono presenti dal 2003 e visto che avevamo segnalazioni fresche da parte della popolazione della presenza dei procioni in determinate aree, abbiamo deciso di iniziare immediatamente con le attività di cattura. Infatti abbiamo messo le trappole praticamente sul territorio e il secondo giorno dopo aver messo le trappole avevamo già il primo animale catturato. A questa fase di rimozione quindi concorrono una serie di altre fasi, tra cui l'importantissima fase di monitoraggio indiretto, che serve per osservare se e come stanno andando le nostre catture, quali sono gli effetti delle attività di rimozione e come è anche distribuita la specie nei territori limitrofi alle aree di cattura e anche limitrofi al territorio del Parco Adda Nord stesso. A questa abbiamo una fase di informazione per il pubblico e ovviamente alla fine dei primi 2 anni di attività avremo una fase di valutazione della conferma dell'eradicazione, che poi si protrarrà per tutti i successivi anni. Attualmente siamo circa 1 anno e mezzo dall'inizio delle attività, che sono iniziate appunto a settembre 2016. Da un punto di vista metodologico, gli animali sono catturati mediante l'utilizzo di live traps, ovvero di trappole che permettono la cattura vivo della specie alloctono, ma in realtà anche di altri animali eventualmente, ma proprio per questo motivo la trappola garantisce l'incolumità dell'animale, quindi non viene ferito e non vengono subiti danni da parte di qualsiasi specie che viene catturata. Nel caso di cattura ovviamente del procione, questo viene sottoposto a soppressione eutanasica mediante eccesso di CO2, come previsto dalle normative vigenti sul benessere animale e come suggerito da ISPRA. Parallelamente alla fase di cattura vi è una fase di monitoraggio indiretto mediante l'utilizzo di varie tecniche, tra cui il fototrappolaggio, la ricerca di segni di presenza, ma anche il coinvolgimento degli stakeholders e la condivisione di segnalazioni che sono pervenute e che pervengono agli uffici tecnici del parco, oppure agli enti competenti, il comune, ma anche alla popolazione stessa che vuole partecipare all'attività. Attraverso questo approccio multidisciplinare abbiamo da settembre 2016 individuato 14 siti di cattura dislocati tra i comuni appunto di Vaprio d'Adda a nord e di Cassano d'Adda a sud, che qui vedete in rosso, sono differenti in estensione in base al numero di trappole che abbiamo coinvolto, il quale numero è ovviamente dovuto alla conformazione del territorio e anche al numero di animali che sono stati segnalati e che sono presenti e che continuiamo a catturare. Parallelamente a questa attività di rimozione, quindi abbiamo predisposto un'attività di fototrappolaggio, sovrapponendo una griglia di maglie da 1 km per 1 km ai territori del Parco Adda Nord. All'interno di ogni maglia abbiamo posizionato una fototrappola in maniera random e vedete cerchiato in rosso l'area in cui stiamo catturando, che abbiamo inclusa anche nel monitoraggio. Come osservate, le uniche fototrappole qui evidenziate in giallo che hanno dato la presenza del procione, quindi che l'hanno fotografato, sono soltanto 6 su 88,
e si trovano vicino alle aree di trappolaggio. Il fatto che una fototrappola non fotografi una specie target, qualunque essa sia, non significa ovviamente che la specie non c'è, significa che la fototrappola non l'ha fotografata. Quindi questo potrebbe voler dire che il nostro metodo non va bene, che magari non è abbastanza il tempo che le lasciamo lavorare. Nel nostro caso le abbiamo lasciate lavorare, quindi attive, 15 giorni per 24 ore su 24, e di fatto non sembrerebbe il nostro caso, perché laddove sappiamo che la specie c'è, perché la stiamo catturando, perché abbiamo le segnalazioni, effettivamente viene fotografata. Quindi questo sembrerebbe effettivamente riflettere una bassa densità quantomeno della specie al di fuori dei siti di cattura, quindi stiamo catturando nella direzione giusta e nel posto giusto. 5 minuti. Per aumentare ancora di più il dettaglio del monitoraggio, abbiamo deciso da poco, in realtà da gennaio 2018, di coinvolgere degli stakeholders. Ci siamo rivolti a proprietari di agriturismi, ristoranti, attività zootecniche, responsabili di piattaforme ecologiche, ai quali abbiamo sottoposto una serie di domande all'interno di un questionario, tra le varie ovviamente se hanno visto il procione o se hanno subito danni da parte della fauna. In questo caso avremmo indagato con maggior dettaglio, e ancora una volta l'unico stakeholder che ci ha dato conferma della presenza del procione si trova vicino, lo vedete segnato in rosso, sotto in rosso ci sono ancora le aree di trappolaggio, vicino alle aree di trappolaggio, e segnalava la presenza del procione almeno fino a estate 2016, anno in cui abbiamo iniziato tra l'altro le attività di cattura. Entrando nel vivo invece dell'eradicazione vera e propria, tra settembre 2016 e marzo 2018, con circa 2700 controlli di trappola, abbiamo catturato 54 individui di procione, suddivisi in 23 maschi e 31 femmine, con una sex ratio quindi di 0,74, leggermente sbilanciata nei confronti delle femmine, ma in maniera non significativa. Dei 48 procioni analizzati nei laboratori di medicina veterinaria, non è stata riscontrata la presenza del Basil Ascaris, quindi non sono infetti da questo parassita. Per ora, gli animali che abbiamo catturato. In conclusione, quindi, possiamo dire che effettivamente, dato lo sforzo di campionamento messo in atto finora, sembrerebbe riflettere una bassa densità della specie invasiva nei territori del Parco Adda Nord. Per questo motivo, ovviamente, il successivo aumento dello sforzo di campionamento e il proseguo ovviamente del monitoraggio in diretto saranno necessari per un auspicabile a questo punto eradicazione totale del procione dal territorio del parco. A questo punto potremo fare quindi anche degli studi di carattere comparativo per migliorare l'efficienza di cattura e per anche dettare delle linee guida da utilizzare su tutto il contesto nazionale. Grazie.